Questa è una titolatrice, una macchina da presa particolare fatta apposta per realizzare i cartoni animati. Ed è con una macchina come questa che noi abbiamo realizzato i Nick Carter. In che cosa questa cinepresa è diversa dalle altre? Qui la pellicola viene impressionata a un fotogramma alla volta. Si ha come risultato una serie di normali fotografie dei nostri personaggi, ma con un grosso vantaggio. La macchina da presa e il piano sul quale vengono messi i disegni si possono muovere. La macchina da presa dall'alto verso il basso e viceversa. Il piano di ripresa sia a destra che a sinistra. Vediamo subito che cosa succede. Quando la macchina si abbassa, si ha come effetto un avvicinamento del disegno. Se invece facciamo muovere il piano di ripresa, il risultato che otteniamo è uno spostamento da destra a sinistra o viceversa. Come avrete capito, non è difficile, ma ci vuole tanta pazienza. Infatti, per filmare un'avventura di Nick Carter occorre scattare in media 9000 fotogrammi, il che significa premere questo pulsante 9000 volte.